palle però, ragazzi, che basta. Cosa? Che cosa? Ma lasciamoli stare. Ma chi? Fa caldo, hai la gay? Gente. No, che c'entra i gay? Pensavo che era l'invettiva. Ma questo signore di 77 anni che l'hanno trovato a scopare nelle cese insieme a una ragazza rumena di 43 anni. E allora, in pieno giorno, denunciati, ma lasciateli scopare in pace. Questo c'ha 77 anni, saranno gli ultimi colpi del suo pisellino. Poi sai quanto è investito in Viagra per fare questa roba? Ma poi gli dico, ma cosa c'è di male? Guarda che la nostra società è malata, ragazzi. È vero, cioè, noi siamo riusciti a trasformare le poche cose belle della vita dell'uomo in cose atti osceni. No, sta facendo quello che Dio ci ha messo al mondo per fare, ma scopare. Diciamo che non è proprio bellissimo fare in un parco, però l'assurdità dell'Italia è che se tu spacci non vai sui giornali, se sei in giro. Se fai queste robe qua. Ehi, Salvini! No, comunque, scusate, signori, se cambio argomento, io sono incazzato nero con voi. No, facciamo una battuta sul cazzo duro. Poi la facciamo. Sono incazzato veramente tanto perché noi facciamo parte del terzo mondo. Chi è stato? Perché non è corretto venire a lavorare quando ci sono 34 gradi. Hai ragione. Infatti, in Inghilterra hanno proposto che se superano i 30 gradi negli uffici o comunque al di fuori degli uffici devono stare a casa. Io ho appena alzato il termostato, signore. Quindi... Bastardo di merda. E ha messo la temperatura a 32 e mezzo. Ma ha ragione ragazzi. Allora, io a Miami praticamente ho sempre 32-33 gradi, quindi non posso più lavorare. Metti alla sigla di chiusura, andiamo a casa. Ciao a tutti. Ciao, abbiamo la battuta sul cazzo. Ciao, domani. Ciao. Fino a quando il signore non abbassa il termostato, noi non andiamo in onda. Ringraziamo la Popi. Ciao, Popi. Ciao, grazie Alan Caligiuri, Franco Buzzucchi e Gino Balabba Babba Babba. Mi brucia, mi brucia. Ma basta! Maestro, coraggio. Maestro. Ah no, non è partito ancora. Ma perché ogni volta? Allora, ogni volta che finisce lo zoo parte. Coraggio! Ma poi che cazzo è calabrese? Io ho una domanda per Cremonini. Tanto mi punti il disco, poi la mandiamo a Radio Mala. Però ho una domanda per Cesare, che è anche una bravissima persona, un bravo artista. Sì, bravissimo. Cremonini. Sì. Cesare. Lui la Vespa 50. Perché? Special. Tu canti in cosentino. Cioè, da quando ha lasciato il Luna Pop che cantava con un vago accento emiliano? Sì. Coraggio. Adesso canta in cosentino. Coraggio, passate un messaggio. O fai un disco che si chiama Anduia. Fallo sentire Pippo al volo. Lo so che siamo in ritardo. Aspetta, vai. Però è tutto così coraggio. Aspira tutto lui. Aspetta. Sembra Vassano. Oggi più che Pippo Palmieri sembra una giornata con DJ Spine in regia. Non so per quale motivo. Sta puntando, ragazzi. Diamo il tempo. Marco, fa caldo. Tu sei intervenuto per dire. No, è una persona, fa caldo. Questa va forte su Twitter, ma forse da 10 anni. Ragazzi. Facciamo subito l'hashtag, ragazzi. Fa caldo. No, questa l'ho sentita da Alisei. Pippo, ce la fai o dobbiamo. Poi dopo ti incazzi e ti incazzi con te stesso. Ma con Buon Viaggio, mi dispiace. Al centro. Ma fa coraggio. Fai sentire una parte qualunque, tanto canta sempre in calabrese. Senti che aspira. Poi scusate, i vecchi non ce l'hanno Twitter. Aspetta. Senti. Ma dice buon viaggio. Buon viaggio. Buon viaggio. Ritorno. Sempre un secondo. Secondo. L'incanto. La strada. Ma siete che vuole andare in vacanza in Calabria gratis quest'anno, Cremonini? Andiamo a andare. Vabbè, siamo in ritardo, ragazzi. Siamo in ritardo, è il momento di collegarci con Radio Marron.